Ciao a tutti, io sono Enrico Rossini, oggi vi sto parlando dal commissariato di Montalbano. Come vedete alle mie spalle siamo a Scicli, in provincia di Ragusa, e vi parlerò di una pianta che cresce prettamente nei luoghi di Montalbano. È una pianta che ha delle foglie piccoline, come vedete, ha un odore che rievoca molto l'origano ed ha una storia che si perde quasi nella notte dei tempi, perché già Virgilio scriveva di un prodotto estratto da questa pianta, che è poi il miele, scriveva molti anni fa che questo miele era considerato come una panacea per tutti i mali, cioè una medicina che curava tutti i mali. Il nome siciliano, che poi proviene dall'arabo, di questa pianta è la satra. Guardate, è una foglia piccolina, e la satra o Timus capitatus, cioè è il timo selvatico del Mediterraneo. È una pianta che ha bassissime esigenze idriche e colturali e vuole esposizione al sole. Si può anche essiccare utilizzandola su pietanze a base di carne, oppure facendo un sale aromatizzato con la satra, e basta potarla una volta l'anno per avere durante la primavera successiva delle fioriture bellissime color lilla. Se voi visitaste le coste del Ragusano verso il periodo di giugno-luglio, potreste notare le coste tutte piene di un colore lilla. Questa è la fioritura della satra. Il miele di satra ancora oggi si produce negli iblei ed è un prodotto molto interessante, anche perché ha delle forti proprietà antisettiche. Leggendo un po' di tempo fa ho recuperato una pergamena, la fotocopia di una pergamena datata 1388, in cui un rettore di Noto ha emanato un editto per la salvaguardia della satera o del saterum. Chiunque l'avesse arata, bruciata o rovinata era punito col pagamento di 4 once d'oro. Quindi la cosa importante è da sapere che è una pianta endemica del Mediterraneo, prettamente degli iblei, quindi dei luoghi di Montalbano dove mi trovo in questo momento, e quindi è una pianta che potete coltivare sul vostro balcone, sul vaso, o potete creare, se volete, delle bordure basse, molto rustiche. Quindi è una pianta che ha bassissime esigenze idriche e colturali. Quindi è una pianta che potete coltivare tranquillamente sul vostro balcone, potete, se volete, essiccarla e utilizzarla sui vostri piatti come quasi al posto dell'origano, basta comunque irrigarla poco, non eccedendo mai con l'acqua, potandola sempre una volta l'anno verso novembre, per poi avere la vostra pianta di timo selvatico, quindi di satra, sul balcone o sul giardino. Quindi non dimenticate il miele di satra, che è un miele rinomatissimo degli iblei, che ancora oggi potete trovare in giro qui tra i negozi o anche tra apicoltori che ci sono qui nel Ragusano, e se volete, vi servono maggiori informazioni, potete seguirmi sul nostro canale YouTube The Garden Trainer, gli Aromi Sicily, o seguirci anche nei nostri social network Facebook, Twitter, Instagram, o visitando il sito gliaromi.it. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.